Amici cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Come consuetudine, al sabato si sospende la lettura continua del Vangelo di Luca che ci ha accompagnato durante tutte le settimane dell'estate e si affronta un tema. Il tema di oggi è quello del perdono, della capacità di perdonarsi, e ci viene introdotto questo tema da una bellissima parabola di Gesù. Proviamo ad ascoltarla. È tratta dal Vangelo di Matteo. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse: Il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo prostrato a terra lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: Restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Il Signore Gesù ci dice con chiarezza che se noi non perdoneremo non saremo perdonati dal Padre. Se noi doneremo il nostro perdono, anche Egli con abbondanza donerà il suo perdono. È ciò che diciamo nella nostra preghiera più volte al giorno. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Chissà se abbiamo qualche debito nel nostro passato, ovviamente non debiti economici, ma debiti di perdono da dare, di perdono da chiedere. Chissà se non abbiamo lasciato nascosto nelle pieghe di queste nostre fatiche interiori qualche dolore che abbiamo seminato nei nostri fratelli e che non abbiamo mai avuto il coraggio di sanare attraverso il perdono. Che il Signore ci aiuti ad essere gente che è sempre capace di perdonare, anche quando all'apparenza sembra qualcosa di esagerato o di ingiusto, anche quando ci sembra che la vendetta sia la strada migliore, ma non lo è mai. Raccogliamo le nostre forze interiori e arriviamo al punto in cui si domanda perdono. Buona giornata a tutti voi, carissimi.